Oggi in piazza per protestare per due ragioni fondamentali. Partiamo dal tema del reach out. Sì. E nel silenzio generale la provincia regionale di Agrigento ha aumentato l'aliquota della tassa provinciale sull'RCA portandola al massimo possibile, il 16%. Ora un provvedimento di questo genere, in una realtà depressa come quella agrigentina, non fa altro che deprimere ulteriormente la condizione sociale, la condizione economica, e contribuisce, così come dicono anche i politologi di destra, contribuisce all'accentuazione della recessione. Non è questa la strada da percorrere. Debbono intervenire sui costi della politica, tanto cominciando a ridurre gli assessorati. Ovunque c'è una riduzione degli assessorati, qua si continua tranquillamente come se niente fosse successo. Andare a rivedere privilegi e indennità che hanno assessori e consigliere provinciale, andare a vedere se ci sono sprechi da poter eliminare, ma certamente non aggravando la condizione sociale della popolazione agrigentina. Un anno fa gli italiani vennero chiamati alle urne per il referendum, tra i quesiti vi era anche quello per il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico. Sì. Da quella data nulla è cambiato, nonostante un pronunciamento chiaro della popolazione. Sì, lo slogan di quel referendum era: si scrive acqua, si legge democrazia. E in effetti quella è stata una manifestazione alta di democrazia, perché il demos dal basso ha deciso cosa voleva che si facesse. In realtà poi la classe politica è andata in tutt'altra direzione. Ora, questo è un comportamento grave che semina l'antipolitica. L'antipolitica non nasce dal basso. Un fenomeno come quello di Grillo non è un fenomeno degenerato perché di per sé nasce così, ma è una reazione che bisogna guardare con attenzione se si vuole capire le ragioni, diciamo, profonde che spingono la gente poi a rifiutare la politica, a rifiutare i partiti e a mettere in discussione la democrazia. Quindi questa è una preoccupazione di carattere politico. Nello specifico, per quanto riguarda l'atto idrico di Agrigento, noi con questa manifestazione vogliamo esprimere la solidarietà ai sindaci, all'assemblea dei sindaci che è stata commissariata per iniziativa di Dorsi e del governatore Lombardo, perché queste vogliono resistere a che Girgenti Acque applichi le tariffe che diventeranno un'altra mazzata per le popolazioni dell'Agrigentino. Quindi è una lotta che parte da lontano, che continua e che continuerà anche in futuro.